Zimmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio extra di Arrivano i Cooper, ovvero con il nostro agente zero, la nostra agente zero, la Danielona, che in modo piuttosto impacciato, ragazzi, e direi imbarazzante, sta preparando un'insalata giardiniera. Perché sì, come potete vedere, si è riposata, insomma, fa tutto quello che doveva, a parte un po' di divertimento, ma non c'è tempo per divertirsi, ragazzi, qua. Mamma mia. Tesoro mio, che dirti, fa schifo, a dir poco. Che devi fare? Magari, ecco, farà giusto una partita, ragazzi, ma immaginiamo ovviamente se ha sempre una ricerca per il lavoro, giusto per aumentare un po' il divertimento e non averla con il morale sotto le scarpe, perché la nostra è qui che si concede un pasto, vedete, sta aspettando il buio, no? Per continuare a lavorare su quello che è il suo, sto coso, ragazzi, è inquietante, ma fico allo stesso tempo. Scusate, dicevo, per continuare a lavorare su quello che è il suo, come si dice, dossier, ok? Perché si deve completare il dossier. Allora, dunque, vediamo un po'. Noi abbiamo 10. Ancora anche ci sono questi libri. Allora, tesoro, senti, sì, non toglierti il piatto perché tu sei una signora anche qui, vedo. Ovviamente, tosto schifo te lo conservi. Non ha fatto neanche storie, ragazzi, per mangiarselo, devo dire, perché Daniela è abituata, come dire, ragazzi, a del cibo scadente, nel senso che comunque quando va in missione, ovviamente deve accontentarsi di quel che c'è. Quindi, eccola lì. Sta sbroccando, tesoro, non fare così. Hai una logica a livello 10, quindi cerca un attimino di, insomma, arrivare da sola a capire che non è il caso. Quindi, oh mamma santa, tesoro, sai che tu stai lì lì per diventare anziana? Il che è una cosa inquietante. Allora, dunque, ragazzi, sì, dobbiamo lavorare sul nostro dossier, quindi dobbiamo andare in giro. Retrogusto cattivo, e ti credo, tesoro. La nostra, però, prima di mettersi all'opera, cosa farà, ragazzi? Indagherà su, no, farà le sue indagini sulle persone comunque che finora, guardate il Maurizio, che finora l'hanno circondata, diciamo, no? Che ha conosciuto in questo, in questa missione. Quindi Alessandra Ricci, tesoro. Poi fai una ricerca di informazioni, perché come sappiamo lei, ragazzi, è qui per una missione segreta e poi indaga anche su dov'è? Erwin. Perché ragazzi ci si può fidare fino a una certa, lei non si fida di nessuno, neanche di se stessa, però no, la nostra stavolta non andrà in un luogo, ragazzi, specifico per completare il dossier, vuole andare in giro, incontrare, vedete, le persone. Ecco, madonna, sto tizio, ragazzi, è veramente inquietante, che può così incrociare per strada soprattutto soggetti simili, ragazzi. Quindi basta, cara, dai, fai quest'ultima indagine e poi vieni da questo poveraccio perché prova a parlare con Ted. Quindi in questo episodio cercherà di completare il dossier puntando principalmente a soggetti simili. Perché comunque quelli che sono stati colpiti, è tutto nebbioso nella mia mente. Fai tornare in sé, la madre sa tutto, non resisterle. Torna in te, bello. E piazza una cimice. Lui cosa? Ma cosa è successo? Oh, non ti preoccupi. Ted non ha fatto caso al piazzamento della cimice. Perfetto. E a questo punto, però, tesoro, parla di Strangerville perché, vedete? Non si è reso conto di essere, insomma, un po' strano? Ma arrivederci di che? Ho notato molti più scienziati della biblioteca locale, forse dovresti farci un salto. Su questo l'abbiamo capito. Ma no, veramente io sono venuto qui con l'aereo per assaggiare il cibo locale, sa? Sono un degustatore di cibi spazzatura.
Ah, e non ricorda altro, sa, sarebbe importante. Sono una giornalista, scrivo un articolo, insomma, non dormo da piedi. Una giornalista, allora dovrebbe sapere che il cibo qui è veramente scadente, e che uno non dovrebbe viaggiare per il mondo per arrivare qui e poi, come me, rimanere fregato. Va bene, caro, datti una calmata perché direi che è il caso. Ricatta. No, vabbè, prima piazza una cimice, tesoro, e poi ricatti assolutamente, perché devo vederti. Certo, è un bel quadro quello che si prospetta, eh? Beh, immagino che sia pentita. Non è stata felice di aver subito un ricatto, ma ha sborsato qualche simoleo per assicurarsi che la digestione non finisca mai nelle mani sbagliate. Potrebbe rovinarmi. Beh, potrei anche preparare un CD e mandarlo alle autorità. Non crede che sarebbe un'ottima idea? L'ho pagata, ok? Non dica a nessuno quello che sa. Si figuri, piazza la cimice, non farei mai nulla del genere. Le offrirò quello che vuole, cibo, spazzatura, tipo magari potremmo andare a mangiare qualcosa. Vuole che le compri un'auto, tesoro, ma questa ha più soldi di te. Più soldi di quanti potresti mai guadagnarne in una vita intera. E Era. notare, ragazzi, che il tizio poi non è tornato normale. Vedete? Cara, fai tornare in sé di nuovo, perché se vogliamo, insomma, no, ricevere qualche informazione dalla cimice, ragazzi, forse dovremmo. Guardate! Fai tornare in sé, riprova. Oh, guardate, ragazzi! Beh, contrastare la Danielona ce ne vuole! Bene, dobbiamo scoprire di più su questo tizio. Quindi, cara mia, io ti consiglio sinceramente di venire qua Torna alla perché base, tesoro. Guardiamo qui, qui. ragazzi, è fondamentale. Daniela, concentrati, mi raccomando, sì, sei emozionata? Che bello. Velocizziamo, ragazzi, perché obiettivamente tanto è sempre la stessa cosa. Insomma, tutti hanno un figlio segreto da qualche parte, no? Daniela ha ricevuto registrazione audio semplice. Proviamo a intercettare. No, scusate, Federica. Perché comunque, ragazzi, sta nell'esercito e ci ha detto di non andare nello scantinato. La furbona. E Daniela vuole andare anche da un'altra parte. Quindi diamoci una mossa. Registrazione audio segretissima. So cosa ha detto il colonnello, ma su via la gente deve sapere cosa sta accadendo nel cratere. Ragazzi, cioè. Dai. Siamo a 9 prove su 15. E intercettiamo anche Erwin di nuovo. Poi la nostra andrà ad occuparsi di un altro sim, ragazzi, a conoscere un altro sim che potrebbe esserle utile nella sua indagine. Di chi si tratta? Di un abitante, cioè una persona appunto che abita nel luogo, che la nostra deve ancora incontrare. Dunque, ragazzi, Siamo ecco. arrivati qui. Guardate, io adoro sinceramente, già solo dalla mappa adoravo questo lotto, e vederlo ora così è ancora più bello. La nostra è arrivata qui perché sa che c'è qualcuno, vedete, come lei, che si è già attrezzato fondamentalmente per sopravvivere, no? Alle sue scorte, pronto qui a piantare, vedete, per poter andare avanti. Ha proprio allestito un'abitazione completa e questo tizio è George Cahill. Vai a fare una presentazione amichevole, tesoro. E il nostro George, nella mia fantasia ovviamente, non è semplicemente un abitante di Strangerville, ma è una persona, diciamo, un vecchio collega di Daniela, che lei ovviamente non ha mai avuto modo di conoscere. Ah, hai completato la pietra miliare, tesoro? Bene, complimenti. Ma che comunque, ecco, diciamo che chi l'ha mandata qui sotto copertura, complimentati per la casa, perché Daniela ovviamente no. Le ha comunque spiegato che prima lavorava nei servizi segreti come lei, come pilota in particolare. Ho saputo che c'è una specie di laboratorio segreto nel cratere, non ho dubbi che sia in qualche modo implicato nella tempesta anomala che ha costretto il mio aereo a un atterraggio di fortuna.
E lui, ragazzi, è rimasto qui perché a quanto pare questa storia di Strangerville, ragazzi, non è una cosa che va avanti da poco. Le stranezze cioè, erano già presenti comunque da tempo. Perché si sa comunque, no? Non basta fare gli esperimenti in una settimanella, nel senso ci vuole un po'. E di solito questi sono progetti segreti che vanno avanti magari anche anni. Quindi hai chiesto della carriera, tesoro? Complimentati per la casa, ti puoi chiedi della carriera. E piazza una cimice. Spettegola poi sui vicini. E certo, è disoccupato, ragazzi, perché ha perso il lavoro e si è trasferito a pianta stabile qui. Non ha fatto caso al piazzamento della cimice. Cioè, la nostra, come dicevo, ragazzi, non si fida di nessuno. Quindi figuriamoci. E volevo mostrarvi anche questa cosa. Siamo a 10 prove su 15. Danielona, fondamentalmente, cosa vuole fare? Mi hanno tirato una bidonata, lasciato qui. All'inizio mi sono nutrito soltanto di muffin. Ma vedi, ora ho attrezzato questa casa con questi mobili. Meno male, caro, meno male. La nostra sì, vuole andare nelle case adiacenti, ragazzi, per parlare anche con le persone, comunque, no? Del luogo, per capire un po' com'è la situazione. Vediamo se ci dice qualcos'altro, se parliamo di Strangerville. Quindi hai altre informazioni da darmi su questo fenomeno molto strano? No, niente di più. No, guarda, ho provato a studiare libri, ma a parte la cucina locale che non è un granché, beh, mi lasci come una statua, dopo tutto facevi il mio lavoro. A quanto pare ti sei arrugginito, George, detto tra noi. O sbaglio? Inoltre quel computer sicuramente non è neanche attrezzato per poter fare il suo lavoro. Beh, mi sono dovuto adeguare, capisci? La musica è cambiata. Inoltre, non è stato proprio... Ci sono state proprio giornate di sole per me negli ultimi anni. Beh, certo, avrei avuto molte giornate di pioggia, ma questo non è una scusa. Poi, ragazzi, Daniela è inflessibile proprio. Ed è così, ragazzi, che la nostra arriva in questa casetta molto carina, tra l'altro. Ah, questi che fanno? Coltivano piante strambe? No, vabbè. E si presenta con quelli che sono i vicini, chiamiamoli così. Del tizio lì di George. Dovresti proprio visitare il laboratorio segreto. Ho saputo che là dentro accadono strane cose. Dovresti riuscire a intrufolarti passando dal cancello posteriore. Questa è sempre stata una cittadina frequentata dai membri dell'esercito, ma non c'è dubbio che di recente sembrano molto più numerosi. E la nostra cerca anche un attimo di conoscere questi tizi, nel senso, cerca di capire se le informazioni che le stanno dando possano essere o meno affidabili, no? Quindi impara a conoscere. È disoccupato. Non avevo dubbi, però. Parla del tempo soleggiato. Magari, ecco, dirà, posso sempre contare su un clima così mite da queste parti? Certo, caldo, ma fondamentalmente mite. Ma sì, la vita qui è come un videogioco, se non fosse per tutto questo caos. Beh, sì, sinceramente sono rimasto... Veramente, siamo rimasti entrambi di sasso quando abbiamo scoperto tutte le cose assurde che capitano da queste parti. Piazza una cimice, tesoro, va. E piazza una cimice anche a lui. Beh, che dire, mi siete stati molto di aiuto per il mio articolo. Non ha fatto caso, vabbè, ciao ciao alla cimice, quindi piazzala anche a lei, cara. Dopodiché bussa alla porta perché uno sguardo nei dintorni, buttare un occhio in giro, come dire, non fa mai male. Inoltre, dovevano essere in tre ragazzi, quindi probabilmente c'è... Eccola qua, infatti. Vieni qui e fai una presentazione amichevole. Vediamo com'è la casa. Sempre un po' misera, ragazzi. Cioè, nel senso, io non amo molto, ma questa è una cosa, vabbè, a parte. Gli spazi poco... cioè, esempio, per me questo bagno qua è inutile. Una stanza enorme con tre cose in croce. È veramente una cosa obbrobriosa. Vabbè, lasciamo stare. E quindi si presenta anche a... Come ti chiami, Alice? Sono qui per scrivere un articolo. Potrebbe parlare un po' di Strangerville anche lei? Caro, però non è proprio carino, eh?
Il bar locale è noto per i membri dell'esercito che si rilassano dopo una lunga giornata alla base. Impara a conoscere. E cerchiamo di capire anche lei, chiedi della carriera, che lavoro fa. Io mi sono trasferita qui di recente, ho appena finito di piazzare i miei vestiti nel cassettone. Però so che fanno un caffè molto buono. Sì tesoro, ma stiamo diventando sordi. Bellissima canzone, tra l'altro. Bene, lei mi è stata di grande aiuto, la ringrazio davvero tanto. Beh, prego. E quindi sì. Ragazzi, detto fra noi, altre tre cimici piazzate. Oh, buongiorno, senta, non voglio perdere tempo a prendere mosche. Lei vive qui? Beh, lavoro qui, sì. Vivere no, in realtà. No, sa, sono una giornalista e sto anche valutando di vivere qui. Ho visto che ti faccio strane in giro, sa, dimmi qualcosa al riguardo. La gente non dovrebbe preoccuparsi del laboratorio segreto nel cratere, ci lavorano elementi di prim'ordine, davvero di prim'ordine. No, guardi, non so cosa dirle, però in compenso l'arte locale è veramente notevole. Dicendo sì, vabbè, come no. Beh, la ringrazio per il suo scienza da presso il laboratorio, dai, che figo! Ed è qui, ragazzi, dai Roswell, che la nostra, credo, scoprirà qualcosa di interessante. Perché mentre insomma no, caricavo, cioè mi recavo qui, ho notato che il marito della tizia, accadono cose strane, vabbè, adesso di queste parti possono gettare un po' di luce sulla situazione. Il marito della tizia dovrebbe essere quello che è riuscito a contrastare Daniela, cioè quello che Daniela aveva fatto tornare in sé, il nostro cowboy, e poi invece è tornato di nuovo, no, ad essere, mettiamola in questo modo, infetto. Sta casa, ragazzi, cioè, è di una povertà micidiale. Cioè, guardate questa stanza, proprio arredata tanto per, cioè la casa poi è anche bella come è strutturata, ma è tristissima. E quindi sì, immaginiamo, fai una cosa tesoro, azioni, forma un gruppo. Ted Roswell e Meredith Roswell. In salone? C'è un salone con un divano? Ecco, vai qui insieme. Anzi, sono lì. Si è ripreso. È lui, ragazzi, no? Mi sembra lui. Quindi lei verrà qui, chiederà della carriera. Lei di cosa sa di preciso? È disoccupata, magari le dirà, io sa, sono una casalinga. Ha notato qualcosa di strano ultimamente? Il suo marito? No, vengo a ringraziare per queste informazioni preziose. È proprio sicura? Lei magari farà una conversazione profonda, perché non lo so, avevo visto... suo marito ha un volto familiare. Quindi no, questa domanda non puoi, però fai, immaginiamo, ecco, discuti degli interessi, se ce la facciamo, ragazzi, anzi, che dire della giornata? Avevo visto suo marito con un sorriso strano sul volto ieri sera. Guardi, io non so chi l'ha mandata, quanti soldi le hanno dato, ma questa è l'amate, non credo proprio questa è l'amate. L'amate dice, no, io invece non racconto l'amate, penso che sia lei a raccontarmi qualche l'amata. Senta, non voglio fare scoppiare una guerra, c'è una situazione difficile e infatti stiamo pensando di trasferirci, andare lontano da qui, addirittura impacchettare tutto, portare via i vostri mobili, devono avervi tirato una bella bidonata se state pensando addirittura di trasferirvi. Questi non sono affari suoi. Quindi sì, ragazzi, la nostra ha capito che qualcosa non va e ne ha avuto la prova. Torna alla base, tesoro. Quindi, ragazzi, sono arrivate le 9:30 anche. Io ho fatto riposare un po' Daniela perché era veramente al limite. Poi dovrò farla anche mangiare, mandarla in bagno e vabbè. Però intanto almeno un po' si è ripresa. Perché la nostra adesso dovrà intercettare le conversazioni. E abbiamo iniziato proprio da George. Vuole capire se è passato o meno al nemico. Se ci si può fidare di lui, ecco.
pensano di avere la situazione sotto controllo, molto più probabile che siano loro sotto controllo. Ok, va bene, intercetta le conversazioni. Sembra pulito dal punto di vista, no? Di Daniela. Vediamo la scienziata, ragazzi, perché poi è quella, no, che ne sa di più. Segretissima, non permetterò mai più, non metterò mai più piede nel laboratorio, tanto vale che bruci la mia chiave elettronica. Questo sì che è interessante, ragazzi. Intercetta le conversazioni di Meredith, ovviamente. Cerchiamo di capire un po', no? Se Meredith sa qualcosa dopo la visita di Daniela. Non preoccuparti della provenienza del denaro, va tutto bene, nessuno verrà mai a saperlo. Bene, ragazzi, tanto semplice come, no? Registrazione non è. Come prova, intendo. Obiettivamente. Sì, poi cara, ti mando in bagno perché altrimenti fai una triste fine. Daniela si sta proprio, ragazzi, impegnando anima e corpo in questo lavoro, eh. Non si tratta di rubare se voglio davvero una cosa, no? E poi non ne sentiranno la mancanza. Vabbè, questa è una prova semplice. Però, ragazzi, devo dire che 11 registrazioni segretissime non sono male poi, no? Come risultato. No, acquistare cimici ancora no. Ascoltiamo Leslie e infine Mark. Anche se sembra, ragazzi, che dalle persone del posto non riuscirà poi a ricavare chissà quali informazioni. Guardate che carina. No, bellissima, ragazzi. È proprio molto carina, tipo un po' di benzina qua. Qui mi dà l'aria un po' di edificio mezzo, vabbè, ecco, diroccato, abbandonato. No, bellissimo, veramente. Lo scenario è proprio bello. Anche tipo fast food. Vabbè, ok, quindi stiamo così, ragazzi, obiettivamente. Dobbiamo trovare altre prove segretissime. Esamina. Ah, potevi semplicemente entrare da sola? Che bello, ok. Serve una carta. Certo, proprio così alla luce del tesoro mio non è proprio. Spegni tutte le luci, la nostra è entrata al buio, ragazzi, perché altrimenti non ha molto senso. La porta è bloccata e sembra che occorra una chiave elettronica. Forse qualcuno della cittadina sa come procurarsene una. Prima di andartene, perlussa al laboratorio segreto per raccogliere qualche altra informazione. Aggiunta una nuova annotazione nel taccuino. Vediamo un po', tesoro. Sì, buonanotte, taccuino. Trova una chiave elettronica per aprire la porta del laboratorio segreto. Cerca prove. Potremmo completare il nostro dossier qui? Una prova su Strangerville, progetti strani. Vediamo un po', ragazzi, se obiettivamente non mi sembra di vedere nulla di diverso, vi dico la verità, però cerca prove anche qui. Devi avere, mannaggia, a livello 3 di abilità per poter fare una cosa del genere, però hackerare sarebbe stato fantastico. E non sembra neanche esserci nessuno, ragazzi. La nostra può girovagare, a quanto pare, anche piuttosto liberamente. Pacchetto di semi misteriosi. Quei semi. Madonna Daniela, stai facendo proprio. Non ti sembra di. Stai proprio mettendo a soqquadro tutto, non dovresti dare nell'occhio, bella mia, vabbè. Dettagli, ragazzi, su. Stacco la speranza di. Schermo per ologrammi malfunzionante. Interessante, brava Daniela. Peccato che non può hackerare, ragazzi, sarebbe stato carino da vedere. Microfilm a infrarossi. Apparentemente qui, ragazzi, non sembra esserci altro. Sì, vabbè, a parte cercare le prove, no? Qui niente. Qui ci sono altre prove. Qui non mi sembra di vedere nulla. Qui, scusate, prove qui. Però ecco, no, non.
ci serve questa tessera, a quanto pare. Il dossier intanto comunque ragazzi scompare, non lo so, forse dobbiamo raccogliere ancora qualche altra prova. Sempre uno schermo per ologrammi malfunzionante. Pacchetto di semi misteriosi, ma quindi hai il pacchetto di semi? No, sono solo prove queste. Che dove vengono collocate tra l'altro, ragazzi? Dovrebbero trovarsi qua, ma a quanto pare no. Sì, vabbè, a parte il pacchetto di semi misteriosi, quindi sì, ragazzi, la nostra Danieluna ha potuto, come dire, no? Qui niente. Entrare, progetti strani, in quella che è un po' la parte in superficie. Mettiamola in questo modo. Cercare nuove prove in altri luoghi. Quindi sì, ragazzi, io proverei soltanto a cercare qualche altra prova, non tanto nel laboratorio, perché finché non abbiamo la tessera c'è ben poco da fare. Ok ragazzi, illuminazione, ho cliccato qua, compila un dossier segreto, obiettivamente. Hai compilato un dossier segreto, il dossier può essere usato per richiedere una chiave elettronica. Scommetto che gli scienziati, i membri dell'esercito e il proprietario del negozio di souvenir sarebbero molto interessati a esaminarlo. Quindi, progetti strani, pacchetto di semi bizzarri, pacchetto di semi bizzarri. Vuoi aprire tesoro? Lascia stare, io direi che è meglio di no. E quindi ecco il nostro dossier segreto, ragazzi. Ora io ho visto qui qualcuno di interessante. È membro dell'esercito, la nostra Federica Fontana. Richiede una chiave elettronica. Richiede relazione a livello superiore. L'agente Strangerville non svelerà informazioni segretissime agli sconosciuti. Quindi impara a conoscerla, tesoro. Chiarire della sua giornata. Complimento sincero, insomma, la Daniela deve fare un po' la lecchina, ragazzi. Rallegrala. Complimento sincero. Beh, sai, qui la vita è un po' come un disco rotto, sempre tutto uguale. Chiedile poi di passare del tempo assieme, ovviamente. Perché dobbiamo, ragazzi, farcela amica in un certo qual modo, no? Complimentati per l'abito. Disculpi degli enigmi logici. Parla della temperatura rovente. Sì, oggi perché oggi, ragazzi, fa un caldo qua. Chiedile della sua giornata. Va bene, possiamo stare insieme per un po'. Entusiasmati per la torta alla frutta. Stai veramente bene, cara. Racconta la barzelletta rivoltante. Perché la nostra, insomma, no? Oh, fai una conversazione profonda, impara a conoscerla bene. Qui veramente le temperature sono roventi, quindi vedi, io mi sono vestita proprio in modo così leggero. E possiamo farlo, ragazzi. Esprimi ammirazione e richiedi una chiave elettronica. C'è un problema anche degli insetti. Senta, ma lei come si è conciata? Mi perdoni. Non ho parole, ragazzi, sono sconvolta. Vabbè, dettagli. È goffa, quindi questo va a nostro vantaggio. Perché è un po' impacciata la ragazza, un po' una recluta, me la immagino, alle prime armi. Senti, non dovrei proprio farlo, ma mi dà l'impressione di poter contribuire a risolvere questa terribile situazione. Prendi questa chiave elettronica, ti permetterà di aprire tutte le porte del laboratorio segreto. Cerca solo di fare attenzione, nessuno ci ha più messo piede dopo che abbiamo sigillato le porte. Ecco perché, ragazzi, spiegato il motivo per cui non abbiamo obiettivamente poi trovato nessuno, no? Non abbiamo incontrato nessuno lì. Parla di nuovo di Strangerville, piazza una cimice. E poi direi che potremmo anche. Vediamo se lo trovo, ragazzi, perché non trovo mai una cippa. Delle aree riservate, ma ancora una chiave elettronica per accedervi, ok. Fortuna che la nostra era impacciata, ragazzi, una tipetta impacciata, e Daniela quindi ha potuto sfruttare l'occasione. Malizia. Strangerville
stretta di mano sedante, ragazzi, vabbè, lasciamo stare. Smaschera il criminale supremo, Daniela, ma stiamo scherzando. E quindi abbiamo terminato, ragazzi, il nostro dossier. Io volevo vedere perché mi sembrava di aver visto anche un'altra azione, però vabbè, forse ho fatto l'altra, ragazzi, e quindi non... non posso più farla, quindi la nostra la saluterà. Beh, è stato un piacere, cara, ciao. Quindi abbiamo terminato il dossier, ragazzi, cara mia. Azioni, sciogli il gruppo. E la nostra ha ottenuto finalmente la chiave elettronica del laboratorio segreto. Quindi nel prossimo episodio, ragazzi, sono le 11 del mattino di domenica, vediamo se la nostra deve andare al lavoro fra 3 ore, quindi tesoro devi prenderti un giorno di vacanza, ovviamente, ragazzi. Immaginiamo che sia più che altro una chiamata per dire: ho ricevuto la chiave elettronica, il mio lavoro procede senza intoppi, mi inserirò nel laboratorio molto presto. E quindi sì, ve l'avevo detto, ma è lui, Ted, ragazzi, questo, vabbè, lasciamo stare. E quindi nel prossimo episodio, ragazzi, finalmente entreremo nel laboratorio. Io sono curiosa come una scimmia, non vedo l'ora. Durante la mattinata Daniela avrà modo di riprendersi completamente, ragazzi, perché poveretta, l'ho portata proprio allo stremo, l'ho stancata parecchio in questo episodio. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono curiosissima, non vedo veramente l'ora di entrare in questo laboratorio e ribadisco che questo scenario mi piace veramente tanto, ragazzi, è fatto molto bene per ciò ovviamente che hanno voluto realizzare, però comunque lo trovo molto caratteristico. Quindi se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi, ragazzi, campanelline attive, mi raccomando, sempre le campanelline attive. Quindi che dire, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Soul Simmers. E non